Ciao ragazzi, bentornati in questo video. Oggi voglio parlarvi della farina d'avena e specificarvi perché è un alimento sfruttabile soprattutto per le persone che praticano fitness o attività molto intense e in qualche modo hanno bisogno di nutrienti, quindi principalmente carboidrati, e decidono di sfruttare la farina d'avena. Iniziamo con il dire che l'avena è una pianta appartenente principalmente alla famiglia delle graminacee e rappresenta un'ottima fonte di carboidrati, proteine e grassi. Il contenuto principale che c'è al suo interno è di circa il 70% di carboidrati e di fibre. Qui con me ho una farina d'avena prodotta dall'azienda Master Group. Solitamente la farina d'avena può essere con un gusto neutro oppure può essere aromatizzata e quindi può avere gusti di diverso genere. Ad esempio, questa qui è aromatizzata alla stracciatella. Possiamo dire questo: le farine d'avena che vengono aromatizzate hanno certamente dei componenti che vengono utilizzati appunto per arricchire questo alimento e quindi possiamo ritrovare emulsionanti, edulcoranti. Possiamo ritrovare tracce di sucralosio, mannitolo e altre svariate tipologie di zuccheri che in ogni caso non sono esattamente come il saccarosio perché non vanno ad intaccare il fegato, ma la particolarità di questi zuccheri che vengono riprodotti artificialmente hanno un vantaggio, ovvero quello di bypassare un processo, quindi vengono direttamente depositati nei reni e subito dopo espulsi nelle urine. Quindi questo rappresenta un vantaggio che ci consente appunto di non intaccare il fegato e l'insulina. Chiaramente non è possibile abusare di queste tipologie di zuccheri riprodotti artificialmente, perché anch'essi potrebbero creare delle problematiche a livello dell'intestino, causando ad esempio dissenteria e comunque gonfiore addominale. Quindi, anche se acquistiamo la farina d'avena aromatizzata, dobbiamo stare attenti a non eccedere con il quantitativo, onde evitare problematiche di questo genere. Molto spesso la farina d'avena viene utilizzata per produrre degli alimenti che effettivamente noi riusciamo a trovare anche all'interno del supermercato. Infatti viene utilizzata per produrre biscotti o comunque degli altri preparati che troviamo sugli scaffali. Come detto, l'avena rappresenta un ottimo alimento per poter fare una colazione molto ricca o per poter fare degli spuntini corposi. Di fatto rappresenta una delle migliori fonti di carboidrati che possiamo prediligere all'interno della nostra dieta, soprattutto se decidiamo di approcciarci a uno stile di vita sano e salutare. Grazie alla presenza di fibre all'interno della farina d'avena, l'amido ha la possibilità di poter essere digerito e assimilato molto lentamente. Questo ci consente di donare al nostro corpo un senso di sazietà molto molto accentuato. Inoltre potremmo dire che all'interno della farina d'avena ritroviamo anche delle vitamine, in particolar modo ritroviamo la vitamina B1, ovvero la cosiddetta tiamina. Ritroviamo la niacina e la vitamina E, conosciuta come tocoferolo. Per quel che riguarda invece la presenza dei minerali, ritroviamo ferro, potassio, fosforo e zinco. Alla luce di quanto detto, possiamo capire quanto la farina d'avena rappresenti un ottimo alimento per ottenere notevoli benefici sia dal punto di vista della sazietà, sia dal punto di vista salutistico, e grazie ai suoi valori nutrizionali ci consente di avere un ottimo apporto di tutto quello che abbiamo bisogno, che rischieremo di non introdurre nel momento in cui ci perdiamo questo fantastico alimento. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi aspetto nel prossimo video.